Buongiorno a tutti, grazie mille per la puntualità. Sono Barbara Sorgeda da Formez PA. Inauguriamo oggi il secondo modulo del ciclo formativo La Didattica. Andremo a partire da oggi a concentrarci sul PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Qualche informazione preliminare su questo modulo che, come saprete, si articolerà su quattro incontri. Andremo oggi a scoprire il piano a livello di articolazione e attuazione. Ci prenderemo poi nei prossimi incontri un po' di tempo per parlare degli interventi speciali pensati per gli enti locali. Conosceremo poi da vicino le cosiddette transizioni gemelle, transizione ecologica e digitale, e andremo poi ad analizzare nell'ultimo incontro le caratteristiche tecniche di un avviso pubblico. Lo faremo con un relatore d'eccezione, lo vedete qui con noi, l'avvocato Vito Vacca, esperienza trentennale sui fondi europei, esperienza in Italia e all'estero. Per citare solamente alcune tra le principali esperienze in Italia, possiamo citare Formez PA, possiamo citare Sviluppo Italia, il Ministero dell'Economia, Regioni, Province, Città, che lo hanno visto attore del cambiamento, vicepresidente dell'AIF, dell'Associazione Italiana Formatori, vanta anche varie pubblicazioni su varie testate, collaborazioni con televisioni, business school e università. Vito, a te la parola, grazie mille. Grazie, grazie Barbara, buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, iniziando a vedere la sua articolazione e quindi dobbiamo prendere atto del fatto che ci troviamo di fronte a una situazione straordinaria perché questa mole di risorse che ora vedremo poi nel dettaglio, 235,6 miliardi di euro, non si sono mai visti. Addirittura, paragonando il potere di acquisto, stiamo parlando di qualcosa di superiore al piano Marshall, anche se fosse attualizzato ai valori di oggi. Per cui ci troviamo di fronte a un unicum che è una risposta straordinaria a un evento eccezionale come è stata e come è tuttora, ahimè, la pandemia. Per cui l'Unione Europea ha deciso di varare questo Next Generation EU, questa nuova generazione per l'Unione Europea, e quindi per la prima volta ha deciso di contrarre un debito comune europeo. Si era parlato per molti anni di Eurobond e quindi alla fine il Next Generation EU è finanziato esattamente con degli Eurobond, nel senso che la garanzia non la mettono i singoli Stati membri, ma la mette l'Unione Europea. A fronte di questo debito comune contratto sui mercati internazionali, si va a finanziare il Next Generation EU che a sua volta. Il Next Generation finanzia i singoli piani nazionali di ripresa e resilienza, perché poi ce n'è uno per ogni Stato membro, quindi ce ne sono 27. Un'altra cosa su cui riflettere in apertura è la sovrapposizione della partenza del PNRR a luglio 2021. E poi vedremo, si dovrà concludere entro giugno 2026, quindi 5 anni tondi di lavoro. Gli ultimi 6 mesi del 2026 saranno per la rendicontazione delle risorse. E dicevamo, quindi c'è una sovrapposizione per metà del 21, il 22 e il 23 con la chiusura della programmazione 14-20, che come sapete si chiuderà solo a dicembre 2023. E tra l'altro siamo in partenza della nuova programmazione europea 2021-2027. Quindi si vanno in questi anni ad accavallare tre linee di finanziamento importanti, quella della programmazione in chiusura, la 14-20, quella della programmazione in partenza, la 21-27, e, se così posso dire, l'esplosione del Next Generation EU che per risorse è, ora lo vedremo, decisamente più dotato. Pensate che la programmazione che si va a chiudere
la 14-20, vedeva 14 miliardi, 41, scusate, 41 miliardi e mezzo di risorse europee e 41 miliardi e mezzo di cofinanziamento nazionale, quindi un totale di 83 miliardi, che poi sono stati ridotti quando è scoppiata la pandemia perché è stato ridotto il cofinanziamento nazionale. Ecco, pensate che queste somme, 80 miliardi, e anche quando sono state ridotte 75 miliardi, andavano utilizzati in 10 anni, 7 anni della programmazione più 3, il famoso N più 3. E quindi stiamo parlando di 83, 80, 75 miliardi, ora che sono stati ridotti per il Covid, nell'arco di 10 anni. Ecco, qui invece parliamo di 235 miliardi nell'arco di 5 anni. Quindi questo già dà un'idea della sfida epocale davanti alla quale ci troviamo nell'implementazione del PNRR. E allora andremo a vedere le risorse del piano, i tre assi strategici, le tre priorità trasversali, le sei missioni, le 16 componenti e poi via via gli ambiti di intervento, gli investimenti e le misure, nonché le riforme che costituiscono una parte anche importante del piano. Quindi dicevamo che il Next Generation EU si declina a livello dei singoli stati membri attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ciascuno Stato membro ha presentato le proprie bozze entro il 30 aprile 2021. Il PNRR italiano è stato approvato in data 13 luglio 2021 e esattamente un mese dopo, il 13 agosto, è stato erogato il prefinanziamento delle risorse europee, un prefinanziamento del 13% che è pari a 24,9 miliardi, quindi circa 25 miliardi di euro di anticipo di prefinanziamento sulle risorse europee principali che sono l'RRF. Che cosa significa RRF? Recovery and Resilience Facility è il termine inglese che definisce le risorse principali del Next Generation EU che finanziano i PNRR nazionali. Ora ci torniamo sull'RRF. Quindi il governo italiano ha deciso di integrare le risorse europee principali, queste diciamo dell'RRF, con risorse nazionali contenute nel fondo complementare. Quindi l'Italia ha deciso di affiancare una dotazione di 30,6 miliardi di euro che vanno a integrare le risorse europee. Bisogna ricordare tra l'altro che le risorse europee principali, questi 191,5 miliardi di euro, si dividono in 68,9 miliardi che sono sovvenzioni da non restituire, quindi sostanzialmente contributi in conto capitale a fondo perduto da non restituire, e invece 122,6 miliardi sono prestiti da rimborsare, che quindi l'Italia poi, a partire dal 2027, dovrà via via rimborsare all'Unione Europea. Questa tabella ci illustra le tre linee di finanziamento del PNRR italiano, che sono la prima, la Recovery and Resilience Facility, quindi le risorse europee principali, dicevamo pari a 191,5 miliardi di euro. Le risorse nazionali che sono nel fondo complementare per 30,6 miliardi e poi abbiamo ulteriori risorse europee nel React-EU, che è uno strumento di reazione rapida alla pandemia, che è stato varato nell'immediato ad aprile 2020, nell'immediato fra marzo e aprile 2020, proprio per reagire immediatamente alla pandemia, e sono altri 13,5 miliardi per ciò che riguarda l'Italia. Queste tre linee messe insieme danno il famoso totale di 235,6 miliardi di euro, anche se voi avrete visto sulla stampa, sui media, in alcuni casi viene riportata una cifra diversa, vengono riportati 222 miliardi, 222, 222, e questo si capisce facilmente perché se da 235
togliete i 13,5 del React, quindi togliendo il React, la somma delle due linee principali dà 222 miliardi di euro. E quindi ecco perché in alcuni casi trovate riportati 222, perché non si tiene conto delle risorse del React che invece a pieno titolo fanno parte del PNRR. E allora vediamo nel dettaglio anche la ripartizione di queste risorse europee principali del Recovery and Resilience Facility. Dicevamo, per 68,9 miliardi sono sovvenzioni da non rimborsare da parte dell'Italia, invece i prestiti, li vedete, si dividono in prestiti per nuovi progetti da realizzare, 53,5 miliardi, e prestiti per progetti già esistenti per 69,1. Ecco, qui possiamo chiarire un'altra delle questioni che usci sono uscite sui media, sulla stampa, e cioè se il PNRR debba finanziare solo cose nuove. No, il PNRR è stato concepito ed è stato scritto anche per portare a compimento, per concludere una serie di progetti e di opere che erano state iniziate negli anni scorsi. E poi per i famosi problemi di bilancio, voi sapete che noi veniamo da 20 anni e soprattutto gli ultimi 10 anni di politiche molto rigide di bilancio, i parametri di Maastricht, no? Le regole sull'euro, per cui il rispetto di questi parametri da parte dell'Italia ha portato a una forte contrazione della spesa pubblica e quindi una serie di opere sono state avviate e poi magari non si è riusciti a completarle. Ecco, il PNRR parte proprio dal voler completare queste opere con questi 69 miliardi e quindi chiariamo subito questa storia che il PNRR non nasce solo per fare cose nuove, ma anche per circa un terzo delle risorse per completare opere già cantierate, già aperte. Questa tabella invece ci fa riflettere sul fatto, intanto, che i due paesi che hanno avuto la maggior parte di sovvenzioni sono la Spagna e l'Italia. Vedete, la Spagna un po' più di noi, 69,5 miliardi, noi 68,9, poi via via la Francia con circa 40 miliardi, a scalare tutti gli altri. Invece, se vedete nella colonnina centrale prestiti, vedete che nei prestiti molti paesi non hanno richiesto nulla, inclusa la Francia, inclusa la Germania, invece hanno chiesto qualcosa, ma molto poco. Romania 14,9, Grecia 12,7, Polonia 12,1. Ma come vedete, noi abbiamo chiesto 10 volte tanto, abbiamo chiesto 122,6, cioè noi abbiamo chiesto il massimo dell'elasticità che lo strumento finanziario Next Generation EU ammetteva, e il governo italiano, il governo precedente, ha deciso di usare al massimo questa elasticità proprio per fare un intervento, come dire, massiccio su un paese che negli ultimi 20 anni era stato fermo, e quindi cerchiamo di usare al meglio queste risorse che poi, ripeto, dal 2027 dovremo rimborsare. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza parte con tre assi strategici, no? I tre assi strategici sono: il primo, la digitalizzazione e l'innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, e rappresenta un fattore determinante della trasformazione del paese e deve caratterizzare ogni politica del piano. Il secondo asse è la transizione ecologica, come indicato dall'Agenda 2030 dell'ONU e dagli obiettivi europei per il 2030, ed è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano e dell'intera Unione Europea. Il terzo asse strategico mira a garantire una piena inclusione sociale ed è fondamentale per migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita dell'economia e superare diseguaglianze profonde accentuate dalla pandemia. Qui vedete
la percentuale di risorse sui tre assi strategici. Dico subito che se fate la somma andiamo oltre il 100, vedete, arriviamo al 107%. Perché? Perché alcuni investimenti, per esempio, alcuni investimenti nel Mezzogiorno riguardano la transizione ecologica e così via. Alcuni investimenti in transizione ecologica riguardano anche il digitale. Oppure ancora, alcuni altri investimenti nel Mezzogiorno riguardano anche il digitale, la transizione digitale. Per cui ecco perché il totale fa più di 100. Ma questa è la ripartizione sui tre assi strategici, quindi 40% a mezzogiorno, 40% alla transizione ecologica, 27% circa alla transizione digitale. Abbiamo poi, sempre rispetto al piano, tre priorità trasversali, e quindi all'interno della strategia complessiva del PNRR sono presenti tre priorità trasversali che non sono univocamente affidate a singoli interventi, ma perseguite quali obiettivi in tutte le 16 componenti che costituiscono il piano. Le tre priorità trasversali sono: lettera A, la parità di genere; lettera B, la protezione e la valorizzazione dei giovani; lettera C, il superamento dei divari territoriali. Il PNRR investe sul perseguimento della parità di genere e prevede interventi a favore dei giovani distribuiti nelle varie missioni e componenti. Tra l'altro, dicevamo che uno dei compiti essenziali del PNRR è accompagnare una nuova stagione di convergenza tra Sud e Centro-Nord per affrontare un nodo storico dello sviluppo del paese. L'attuale crisi generata dalla pandemia ha ulteriormente colpito il Mezzogiorno, toccando settori centrali per l'area come il turismo e i servizi, incidendo pesantemente sull'occupazione femminile e giovanile. Pertanto, diviene necessario superare la debolezza strutturale del sistema produttivo del Mezzogiorno, dove vive un terzo degli italiani, ma si produce soltanto un quarto del prodotto nazionale lordo. Il sud è il territorio che tra l'altro rappresenta oltre il 40% dell'area fisica, della superficie nazionale, arretrato, più esteso e popoloso dell'area euro. Il suo rilancio è una questione europea e non soltanto italiana. Quindi attenzione, perché parliamo di un mezzogiorno dove, includendo Abruzzo e Molise e Sardegna, perché siamo tornati di nuovo a una, diciamo, a una configurazione mezzogiorno allargata, quindi non solo Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma più le tre regioni che citavo, Abruzzo, Molise e Sardegna. Ecco, in queste 8 regioni vive un terzo degli italiani e si produce un quarto del prodotto interno lordo. Per cui, essendo il sud, il territorio più esteso e popolato dell'area euro, il suo rilancio è ormai una questione europea e non più soltanto italiana. Il PNRR costituisce quindi un'occasione per il Mezzogiorno e per la ripresa del processo di convergenza con le aree più sviluppate del paese. Infatti, tra il 2008 e il 2018 la spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno si è più che dimezzata, ed è passata da 21 miliardi di euro a poco più di 10 miliardi. Ora questa tendenza deve essere invertita utilizzando al meglio le risorse del piano. Chiaramente la spesa nel Mezzogiorno si è ridotta anche a causa dei tagli di bilancio di cui parlavo prima per le regole rigide dell'austerità europea sui parametri di Maastricht. Veniamo adesso alle 6 missioni che rappresentano i pilastri su cui poggia il PNRR. Quindi, articolato in 6 missioni, la ripartizione delle risorse per singola missione sono indicate per la quota europea delle risorse europee, per i famosi 191,5 miliardi, nel modo seguente, e qui vedete la ripartizione delle 6 missioni per ciò che riguarda le risorse europee, che ora andiamo a vedere meglio nel dettaglio. Quindi le 6 missioni,
Partiamo dalla missione 1, digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Si articola in tre componenti e sostiene la transizione digitale del paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo. Ha l'obiettivo di garantire la copertura di tutto il territorio con reti a banda ultralarga, migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare la internazionalizzazione delle imprese e inoltre investe sul rilancio di due settori che caratterizzano l'Italia, il turismo e la cultura. Qui noi troviamo soprattutto la missione 1 che riguarda la PA, che riguarda la pubblica amministrazione, dove vedete ci sono 9 miliardi e 750, è una cifra mai vista prima per ciò che riguarda la pubblica amministrazione e vedremo che poi è ulteriormente integrata dalle risorse nazionali e ora torneremo poi su questa dotazione cospicua, molto cospicua per la pubblica amministrazione che tra l'altro non a caso viene indicata nella missione 1, componente 1, proprio perché stiamo parlando della missione 1, componente 1, cioè la chiave di volta, la chiave di violino poi dell'implementazione del PNRR. Abbiamo poi la componente 2, che riguarda il sistema produttivo, dove c'è il famoso Transizione 4.0. Allora, scusate, stavamo dicendo, quindi la missione 1, componente 1 della prima missione riguarda in pieno proprio la pubblica amministrazione ed è ha una dotazione molto cospicua, dicevo, intorno ai 10 miliardi, poi vedremo integrati anche con risorse nazionali. E anche qui cifre di questo tipo non si sono mai viste, per cui è un investimento importante proprio perché si ritiene che rafforzando la PA questa possa essere messa in condizioni di affrontare la sfida dell'implementazione del PNRR. Poi dicevamo c'è la seconda componente della missione 1 che riguarda le imprese private, il famoso Piano Nazionale Transizione 4.0, e poi infine la componente 3, Turismo 4.0 e Cultura 4.0 per 6,7 miliardi. Vedete che le risorse europee principali dell'RRF, qui chiamate nella tabella PNRR, sono integrate dalle risorse europee del React-EU e dalle risorse nazionali del fondo complementare. Quindi vedete per esempio che la missione, la componente 1 che riguarda la pubblica amministrazione arriva a 11 miliardi e 150 milioni, quindi una dotazione molto molto importante. E qui vedete che la missione integrata dalle risorse nazionali e del React arriva a toccare i quasi 50 miliardi di euro della missione 1, che qui vediamo poi ripartita diciamo, nelle percentuali tra queste tre componenti. Veniamo quindi alla missione 2, che ha quattro componenti. E la missione 2 è in assoluto la più dotata, in assoluto, perché riguarda la rivoluzione verde e la transizione ecologica. È costituita da quattro componenti, ha la finalità di realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia italiana coerentemente con il Green Deal europeo. Comprende interventi per l'agricoltura sostenibile e l'economia circolare, programmi di investimento e di ricerca per le fonti di energie rinnovabili e lo sviluppo della filiera dell'idrogeno e la mobilità sostenibile.
Inoltre, prevede azioni volte al risparmio dei consumi di energia, rendendo più efficiente il patrimonio immobiliare pubblico e privato, nonché iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, la riforestazione, l'utilizzo efficiente dell'acqua e il miglioramento della qualità delle acque interne e marine. E quindi qui siamo di fronte alla missione che ha più componenti, la missione 2 ha quattro componenti, vedete 5 miliardi per l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile, 23,7 per le energie rinnovabili e l'idrogeno, e la mobilità sostenibile, 15 miliardi per l'efficientamento energetico, la riqualificazione degli edifici e altri 15 miliardi per la tutela del territorio e della risorsa idrica. Siamo già a circa 60 miliardi che vengono ulteriormente integrati dalle risorse React e soprattutto del fondo complementare e quindi vedete che qui sfioriamo i 70 miliardi. Questo significa che fra la missione 1 e la missione 2, 50 miliardi sulla missione 1 e 70 miliardi sulla missione 2, le prime due missioni da sole rappresentano 120 miliardi del PNRR, delle risorse, della dotazione del piano. Questa, come sempre, è la ripartizione percentuale fra le quattro componenti. La missione 3, infrastrutture per una mobilità sostenibile, si articola in due componenti, ponendosi l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale, di potenziare la rete ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno. Promuove la messa in sicurezza e il monitoraggio digitale di viadotti e ponti stradali nelle aree del territorio che presentano maggiori rischi. Prevede inoltre investimenti per un sistema portuale competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale per sviluppare i traffici collegati alle grandi linee di comunicazione europee. Qui, come vediamo subito, la parte del leone la fanno gli investimenti sulla rete ferroviaria, che per molti anni erano stati trascurati, vedete ben 24,7 miliardi sulla rete ferroviaria e poi 360 milioni sull'intermodalità e la logistica integrata. Queste somme europee vengono integrate dalle risorse nazionali del fondo complementare, quindi si arriva in totale a 31 miliardi e mezzo per la missione 3. Questa è la ripartizione percentuale fra le due componenti. La missione 4, istruzione e ricerca, che è uno dei punti su cui il paese deve molto investire, quindi qui c'è stato un lungo negoziato, si era partiti con una dotazione più bassa che poi è stata ampliata, integrata, ora lo vedremo. Ed è la missione che pone al centro i giovani, affrontando uno dei temi strutturali più importanti per rilanciare la crescita potenziale, la produttività e l'inclusione sociale, nonché la capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali del futuro del paese, del sistema Italia. Si articola in due componenti, puntando a garantire le competenze e le capacità necessarie con interventi sui percorsi scolastici universitari degli studenti. Sostiene il diritto allo studio e ad accrescere la capacità delle famiglie di investire nell'acquisizione di competenze avanzate. Prevede anche un sostanziale rafforzamento dei sistemi di ricerca, da ricerca di base ed applicata, e supporta nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico. Qui vedete che la prima componente, 19,4 miliardi, riguarda tutta l'offerta educativa e formativa dagli asili nido alle università. Invece la componente 2 va a, come dire, lavorare, a investire su uno veramente dei punti deboli italiani, cioè il rapporto tra impresa e ricerca, tra università, centri di ricerca e poi le applicazioni pratiche, l'implementazione di queste scoperte, di questi brevetti da parte delle imprese. E quindi c'è questo investimento di 11,4 miliardi.
Qui con le integrazioni del React e del fondo complementare arriviamo a una missione 4 dotata di 33,8 miliardi di euro di dotazione complessiva. Qui, come sempre, vediamo la ripartizione percentuale. E arriviamo alla missione 5. Inclusione sociale e coesione territoriale che si articola in tre componenti. La prima riguarda le politiche attive del lavoro, con un focus sul potenziamento dei centri per l'impiego e del servizio civile universale, sull'aggiornamento delle competenze e sul sostegno all'imprenditoria femminile. La seconda componente rafforza le infrastrutture sociali per le famiglie, le comunità e il terzo settore, includendo gli interventi per la disabilità e l'housing sociale. La terza prevede interventi speciali per la coesione territoriale, comprendendo gli investimenti per la strategia nazionale per le aree interne e per investimenti anche per le ZES, le zone economiche speciali, nonché, come dire, utilizzando al meglio i beni sequestrati e confiscati alla criminalità. Sulla componente 1, politiche per il lavoro, ci sono 6,6 miliardi, infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 11 miliardi e circa 2 miliardi sulla componente 3 per interventi speciali per la coesione territoriale. Anche qui c'è un'integrazione di risorse, vedete, cospicua, 7,25 da parte del React più 2,7 da parte del fondo complementare, per cui la dotazione finale complessiva della missione 5 arriva a circa 30 miliardi di euro con la sua ripartizione percentuale. Ed arriviamo alla missione 6. La missione 6 si articola in due componenti e si focalizza sul rafforzamento della rete territoriale, l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del sistema del Servizio Sanitario Nazionale, con il rafforzamento del fascicolo sanitario elettronico e lo sviluppo della telemedicina. Inoltre sostiene le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, oltre a promuovere ricerche scientifiche in ambito biomedico e sanitario. Qui vedete ci sono sulle reti di prossimità strutture telemedicina, assistenza sanitaria a livello territoriale, quella che abbiamo visto essere più debole durante il Covid, durante la pandemia, 7 miliardi. E poi abbiamo l'innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, 8,6 miliardi. Anche qui c'è un'integrazione di risorse del React e del fondo complementare. Alla fine, la missione 6 ha un complesso di 20,2 miliardi di euro. Lì vi ricordo che c'erano state polemiche perché sulla prima versione del PNRR c'erano 9 miliardi per la sanità e, come dice, c'è stato un movimento dell'opinione pubblica perché le risorse fossero aumentate proprio perché, come dire, l'emergenza sanitaria ci ha mostrato, la pandemia ci ha mostrato i punti deboli del sistema sanitario. E quindi adesso invece abbiamo più di 20 miliardi di euro sulla missione 6, con la ripartizione percentuale. E arriviamo adesso a parlare della versione estesa del PNRR, la versione PNRR che è stata inviata a Bruxelles e quindi è stata poi approvata dalla Commissione europea, dall'Unione europea. Si compone di 273 pagine, mentre la precedente versione di gennaio 2021 era costituita da 168 pagine. Soprattutto è cambiata la versione estesa del piano, che a gennaio con le schede progetto era di 487 pagine in inglese di schede tecniche, mentre la versione completa attuale, quella che è stata approvata e quindi è stata presentata poi a fine aprile 2021, arriva
a 2486 pagine, sempre in inglese, ossia un volume del testo di dettaglio che è in pratica quintuplicato. Quindi dovete tenere presente che quando noi parliamo di PNRR, parliamo delle 273 pagine del documento principale più tutti gli allegati tecnici, quindi stiamo parlando di altre 2000, circa 2500 pagine. In totale parliamo di circa 2800 pagine quando parliamo di PNRR, più per non contare poi tutti i decreti legge che sono stati emanati, i decreti attuativi, le circolari, i regolamenti e così via. Quindi ormai diciamo, abbiamo sul PNRR una mole normativa di primissimo livello, di primissimo impatto proprio per la sua mole. La versione stessa del PNRR prevede al suo interno, contiene 134 investimenti, dei quali 87 sono al di sotto di 1 miliardo di euro per un totale di 40,6 miliardi, 33 sono sopra il miliardo ma sotto i 3 miliardi e quindi per un totale di 61 miliardi e 11 investimenti sono sopra i 3 miliardi di euro per un totale di 48 miliardi. Infine, abbiamo all'interno del piano tre grandi mega interventi di maggiore consistenza che sono il Transizione 4.0, cioè il piano per la digitalizzazione delle imprese, quindi per innovare l'organizzazione delle imprese, per digitalizzare le imprese italiane che quindi sono sul Transizione 4.0, fa risorse europee e nazionali da solo, il piano Transizione 4.0 assorbe 18 miliardi e mezzo del PNRR. Poi abbiamo la parte molto cospicua di risorse sul sisma bonus e sull'eco bonus che include il famoso 110, il bonus 110 per i condomini e per l'efficientamento energetico delle abitazioni. Infine, troviamo l'alta velocità ferroviaria, in particolare la Salerno-Reggio Calabria, che dovrebbe poter completare anche sulla direttrice tirrenica l'alta velocità, ma non solo. E quindi dicevamo che il PNRR si articola in sei missioni, suddivise in 16 componenti, che sono funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del governo. Le componenti a loro volta si articolano in 43 ambiti di intervento per progetti omogenei e coerenti. Per ogni missione sono indicate le linee di investimento, che sono in totale, ora li vedremo, gli investimenti nel piano sono 134, e le riforme settoriali, che sono 56, più altre riforme, diciamo, sistemiche, che ora andremo a vedere. Le riforme settoriali sono volte a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti. E allora, pertanto, nel complesso il PNR si articola, dicevamo, in sei missioni, 16 componenti, 134 linee di investimento, 134 investimenti che sono individuabili attraverso lettere e numeri, quindi le missioni attraverso la lettera M, che va da 1 a 6, dalla missione 1 alla missione 6, quindi M1, M2, M3, M4, M5, M6, le componenti con la lettera C seguita da un numero da 1 a 4, perché abbiamo visto che nessuna missione ha più di 4 componenti, quindi per esempio possiamo avere M1, C1, significa missione 1, componente 1, oppure M2, C4, missione 2, componente 4. Seguono i singoli investimenti, ad esempio I4.1, investimento 4.1, piste ciclabili, che quindi lo andremo a indicare con M2, C2, I4.1.
Nel caso, per essere precisi, possiamo indicare poi la sigla RRF, cioè le risorse europee principali, oppure PC, piano complementare per indicare le risorse nazionali. E abbiamo anche le riforme, per esempio la riforma delle classi di lauree, che è la R1.5, che è nella missione 4, componente 1, e quindi la andremo a indicare con M4C1R1.5, che ci farà capire che stiamo parlando della riforma delle classi di laurea. Quindi, dicevamo, le linee di investimento finanziate con le risorse europee principali sono 134 e in alcuni casi hanno al loro interno una pluralità di interventi. Considerando questi separatamente, si arriva a individuarne 157 che vengono definiti misure. Quindi gli investimenti si articolano a loro volta, i 134 investimenti, fino a concretizzare 157 misure da poi realizzare praticamente, concretamente, quindi da implementare. Allo stesso modo, per le risorse nazionali contenute nel piano complementare, si hanno 30 misure che, sommate alle 157 finanziate dal PNRR, portano a un totale complessivo di 187 misure. Quindi sostanzialmente alla fine tutte le risorse allocate nel piano nazionale vanno a essere ripartite in queste 187 misure. Procedendo con questo metodo è possibile per ciascuna misura avere a disposizione la sua collocazione per missione, componente, contenuto e finalità, ammontare le risorse che gli sono destinate nel piano. Allora, uno dei punti chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è che non funziona, per chi di voi fosse abituato a lavorare sui POR e sui PON, quindi sui programmi operativi regionali o sui programmi operativi nazionali, quindi sui fondi strutturali europei classici finanziati da FESR e FSE. Ma funziona in maniera diversa. Intanto vedremo che le risorse sono accentrate nei ministeri, quindi nelle amministrazioni centrali, e in più il piano funziona, l'avanzamento del piano funziona attraverso la realizzazione di traguardi, obiettivi, chiamati anche in inglese milestone e target, e quindi per andare a vedere poi praticamente come avanzeranno le attività sul PNRR, dobbiamo tenere presente che tutto il piano è scadenzato da questi 527 risultati di livello europeo. Poi vedremo che l'Italia ha deciso di metterne degli altri di livello nazionale, li vediamo dopo. Allora, iniziamo a capire cos'è un traguardo. Un traguardo rappresenta un risultato qualitativo verificabile in modo oggettivo nell'ambito dell'attuazione degli interventi. Nel PNRR ci sono 213 traguardi che sono stati concordati dall'Italia con la Commissione. Invece, un obiettivo rappresenta un risultato quantitativo e concreto da poter verificare nell'ambito dell'attuazione degli interventi. Nel PNRR ci sono in totale 314 obiettivi. L'Italia potrà richiedere e ottenere dalla Commissione europea i finanziamenti spettanti su base semestrale solo a fronte dell'effettivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, secondo una sequenza temporale predefinita e concordata con le istituzioni europee, che impone tempi di realizzazione stringenti molto più rapidi di quelli usuali. I tempi sono contingentati. Abbiamo detto prima che abbiamo una mole notevole, enorme di risorse da dover impiegare soltanto nell'arco di 5 anni, e quindi questa sarà la vera sfida del PNRR. Inoltre, Bruxelles ha posto dei vincoli di destinazione di queste risorse, per cui ai sensi
del regolamento 241 del 2021, che per capirci lo ritroveremo spesso, questo regolamento 241 è quello che ha istituito la Recovery and Resilience Facility, che dicevamo è la principale linea di finanziamento dei piani nazionali di ripresa e resilienza dei vari stati membri. Il regolamento stabilisce che una quota di almeno il 37% delle risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza deve essere destinata a misure per la transizione verde ed almeno il 20% alla transizione digitale. Nel PNRR gli interventi suddetti non sono concentrati soltanto nelle prime due missioni, ma si rinvengono in tutte le missioni e sono segnalati per ogni intervento e riforma settoriale. E arriviamo all'altro punto chiave che riguarda le riforme, perché Bruxelles ritiene, l'Europa ritiene che non si possa, come dire, dare uno scatto in avanti al paese, ma questo vale non solo per l'Italia, vale per tutti gli stati membri, se agli investimenti non vengono affiancate una serie di riforme che devono andare a migliorare, no? Tutta la competitività del paese. Ecco allora che sempre il regolamento 241 del 2021 richiede agli Stati membri di attivare una serie di riforme che sono connesse agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E per cui il PNRR italiano prevede in totale 63 riforme, che anche qui non è mica uno scherzo, in 5 anni implementare 63 riforme suddivise in quattro tipologie. La prima sono le riforme orizzontali, sono due, poi ci sono due riforme abilitanti, ora le vedremo, 56 riforme settoriali, e tre riforme di accompagnamento al piano. Cosa sono le riforme orizzontali? Sono innovazioni strutturali dell'ordinamento di interesse trasversale a tutte le missioni del piano. Quindi innovazioni strutturali dell'ordinamento di interesse trasversale a tutte e sei le missioni del piano. Poi abbiamo le riforme abilitanti. Interventi funzionali a garantire l'attuazione del piano, quindi riforme abilitanti, interventi funzionali a garantire l'attuazione del piano e le riforme di accompagnamento, riforme che, sia pur non comprese nel perimetro del piano in senso stretto, sono destinate ad accompagnarne l'attuazione. Partiamo dalla prima riforma orizzontale, che è anche in assoluto la più importante, ed è la riforma della pubblica amministrazione. La riforma della PA insiste su quattro linee di intervento. Abbiamo detto che è la riforma più importante perché se la PA non sarà in grado di affrontare la sfida dell'implementazione del piano, molte di queste risorse rimarranno a Bruxelles, quindi rimarranno sulla carta e non potranno essere utilizzate per il paese. Allora, il primo punto delle quattro, la prima linea di intervento è il miglioramento dei meccanismi di selezione del personale. E quindi ora vedremo tutto un discorso, il portale INPA, la semplificazione dei concorsi, la velocizzazione dei tempi, la digitalizzazione dei concorsi pubblici per migliorare i meccanismi di selezione del personale. Due, la semplificazione delle procedure e dei processi in generale e anche quelli dei concorsi di cui accennavamo adesso. Tre, gli investimenti in capitale umano, quindi rafforzare la formazione, rafforzare l'assistenza tecnica a favore del personale della PA. E quattro, il rafforzamento della digitalizzazione, quindi tutto il sistema digitale di cui poi la PA potrà avvalersi. Combinati assieme queste
Azioni delineano una strategia incentrata sul ricambio generazionale dei dipendenti pubblici, degli strumenti a loro disposizione e del modo di interfacciarsi all'interno della PA e con l'utenza attraverso la digitalizzazione, dicevamo. Queste azioni potranno avere un importante effetto sui rapporti che la PA avrà con i cittadini e le imprese e sui tempi e sulle condizioni in cui si svolgono le attività imprenditoriali e la vita quotidiana. Le evidenze empiriche sottolineano lo stretto legame che intercorre tra l'efficienza della pubblica amministrazione e la produttività del sistema economico. Tale legame fa sì che la qualità delle amministrazioni pubbliche sia correlata positivamente alle prestazioni delle imprese e alla loro crescita economica. Le ragioni di questa connessione sono molteplici. Il settore pubblico svolge un ruolo essenziale nella ricerca di base, ad esempio attraverso l'università e i centri di ricerca, e una PA efficiente garantisce un miglioramento delle capacità professionali dei lavoratori attraverso il sistema di istruzione. E in tutta un'altra, in tutta una serie di situazioni la PA gioca un ruolo chiave, per cui, come dire, una PA efficiente sostanzialmente significa avere un paese complessivamente più efficiente. La riforma avrà un immediato impatto diretto sui costi affrontati dalle imprese per l'avvio di nuove attività e più in generale su tutti i costi burocratici che vengono sostenuti dagli imprenditori nell'ambito della regolamentazione dei mercati. Per cui la riforma della PA si innesta nel modello di sviluppo previsto attraverso tre canali, che sono: un impatto diretto sulla produttività generale del paese, B, una riduzione dei costi legati alla burocrazia per le imprese, C, un miglioramento del capitale umano, ovvero della produttività aggregata del lavoro. L'altra riforma orizzontale è la riforma della giustizia, che prevede investimenti importanti e soprattutto prevede la realizzazione dell'ufficio del processo. I magistrati in Italia sono pochi, relativamente pochi. Si è ritenuto di creare intorno a ogni magistrato un ufficio del processo in modo che tutta la fase istruttoria della documentazione sia fatta da questo personale e poi il giudice, il magistrato, debba poi occuparsi solo della decisione finale. Quindi c'è tutto un meccanismo di rafforzamento anche della capacità amministrativa attraverso investimenti sul capitale umano nel settore della giustizia, potenziamento delle infrastrutture digitali nel settore della giustizia, per rendere il nostro sistema più efficiente e quindi, primo, rendere i mercati maggiormente contendibili e quindi aumentare la facilità di entrata delle imprese. Se le imprese non trovano una giustizia civile efficiente, vanno altrove perché rischiano poi di perdere i loro denari. E il secondo è ridurre l'incertezza sui futuri rendimenti del capitale, migliorando le condizioni di finanziamento per fare le imprese e quindi stimolando maggiori investimenti in terra esterna. Perché una società di libero mercato funzioni, una giustizia deve funzionare in maniera, la sua giustizia deve funzionare in maniera efficiente. C'è poi la riforma della semplificazione, riforma abilitante. Molti di voi ricorderanno che già 20 anni fa ci fu una grande epopea sulla semplificazione delle norme, delle leggi. Se dopo 20 anni siamo qui nel PNRR e ritroviamo una riforma della semplificazione amministrativa, legislativa, regolamentare, vuol dire che, come dire, qualcosa non ha funzionato e dobbiamo anche tenere presente, come dice qui la lettera A, il progressivo impoverimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali che ha indebolito la capacità amministrativa della pubblica amministrazione in tutti gli ultimi lustri. E per cui poi spesso abbiamo avuto l'adozione di misure di semplificazione legislativa che però non sono state accompagnate dai necessari interventi di carattere organizzativo e gestionale. Quindi poi si pensa di risolvere tutto con le norme, ma non si rafforzano poi gli uffici e la capacità di efficacia e efficienza degli uffici. Per cui non basta la norma, non basta cambiare le norme, poi bisogna mettere la pubblica amministrazione nelle condizioni migliori per poter lavorare. E quindi ci sarà di nuovo la sfida sulla semplificazione. La seconda riforma abilitante riguarda la concorrenza.
E qui è chiaro, Bruxelles ci tiene molto che il mercato europeo unito dei 27 paesi sia un mercato fluido dove si possa, in regime di libera concorrenza, competere, commerciare, confrontarsi in tutto lo spazio europeo dei 27 paesi. E quindi anche qui una particolare attenzione della Commissione europea alla riforma della concorrenza che dovrebbe rendere ancora una volta l'Italia più fluida nella capacità dei mercati sia di attrarre investimenti e quindi imprese dall'estero, sia di rendere più facile la vita alle nostre imprese quando competono sul mercato domestico interno nazionale e anche quando vanno poi verso l'estero. Abbiamo detto che oltre alle due riforme orizzontali e alle due riforme abilitanti, abbiamo le riforme settoriali. All'interno delle singole missioni del piano sono contenute in totale 56 riforme settoriali, ossia le misure consistenti in innovazioni normative relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali. Ad esempio, ne citiamo alcune perché chiaramente non le possiamo citare tutte e 56, a modo esempio citiamo le procedure per l'approvazione di progetti sulle fonti rinnovabili, tema di estrema attualità, era già stato previsto prima, adesso poi con la situazione di crisi internazionale a maggior ragione. La normativa di sicurezza per l'utilizzo dell'idrogeno, la legge quadro sulla disabilità, la riforma della non autosufficienza, il piano strategico per la lotta al lavoro sommerso, i servizi sanitari di prossimità. E chiudiamo questa prima parte con le riforme di accompagnamento. Il PNRR prevede anche le riforme di accompagnamento all'attuazione del piano, con misure che concorrono a realizzare gli obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo, che sono già state richiamate negli ultimi anni nelle raccomandazioni che arrivano da Bruxelles, che si chiamano Country Specific Recommendation, rivolte al nostro paese, all'Unione Europea, che riguardano in particolare tre temi di cui si parla parecchio e a lungo in Italia, che sono, come sapete, tuttora all'ordine del giorno, cioè la riforma fiscale, la riforma degli ammortizzatori sociali e la riforma del salario minimo. Allora, a questo punto dico a Barbara che facciamo una breve pausa di 5 minuti e poi passiamo alla seconda presentazione. Allora, siamo dopo questa breve pausa, siamo alla seconda parte di questa sessione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e andiamo a vedere da vicino l'attuazione del piano, quindi qual è la governance del piano, quali sono le procedure di attuazione del PNRR. E quindi andiamo a vedere con questa presentazione che ha la finalità appunto di mettere il partecipante nelle condizioni di avere un quadro d'insieme dei meccanismi di attuazione del piano, partendo dalla governance del PNRR, passando ad analizzare il ruolo che vanno ad avere le amministrazioni centrali, poi gli altri enti pubblici, per arrivare a livello territoriale, quindi poi regioni e enti locali, considerando la modalità di gestione degli interventi, l'importanza dei traguardi e degli obiettivi per l'implementazione delle attività del piano. Questo è l'indice degli argomenti che andiamo a trattare e partiamo con la cabina di regia del PNRR. Il decreto legge 7777 del 2021 prevede una gestione del PNRR su più livelli, articolando tra le responsabilità di indirizzo della Presidenza del Consiglio,
e quelle di controllo e di rendicontazione della Ragioneria Generale dello Stato, assegnando il compito di realizzare gli interventi a ministeri, regioni ed enti pubblici. La cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri vede la partecipazione del ministro competente o del sottosegretario in base alle tematiche affrontate nelle specifiche sedute. È prevista la partecipazione del Presidente della Conferenza delle Regioni, della Conferenza Unificata Stato-Regioni, quando le questioni riguardano appunto le regioni, oppure viene invitato il presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiane, oppure il presidente dell'UPI, l'Unione delle Province Italiane, quando sono esaminate questioni di rilevanza locale. Quindi cabina di regia a livello di presidente del Consiglio e ministri competenti o sottosegretari presso la Presidenza del Consiglio. Il Ministro degli Affari Regionali può presiedere su delega del Presidente del Consiglio. Inoltre, possono essere invitati alle sedute rappresentanti di soggetti attuatori, e ora poi più avanti spiegheremo cosa sono, chi sono i soggetti attuatori, e i rappresentanti del partenariato economico e sociale. La cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Alla cabina di regia è affiancata una segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui durata è prevista fino al completamento delle attività a valere sul PNRR e in ogni caso fino al 31 dicembre 2026. Abbiamo detto che le attività implementative terminano al 30 giugno 2026, però poi gli ultimi 6 mesi servono per tutte le chiusure delle rendicontazioni con Bruxelles, eccetera. Quindi abbiamo una cabina di regia supportata da una segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il controllo tecnico e la rendicontazione sono invece affidate al Servizio Centrale per il PNRR, che è una struttura del MEF, quindi del Ministero dell'Economia e Finanze, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del piano. Il Servizio Centrale per il PNRR è responsabile della gestione del fondo di rotazione del Next Generation Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del piano, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari degli interventi. Quindi questo è un ruolo chiave in realtà per la dinamica del PNRR ed è un ruolo chiave che è allocato presso la Ragioneria Generale dello Stato, dove è stato creato questo servizio centrale per il PNRR all'interno del MEF e della Ragioneria Generale per essere il contact point, il punto di contatto nazionale con la Commissione europea. Perché si è scelta questa sede? Si è scelta perché da più di 30 anni sui fondi strutturali ordinari, quindi FESR, FSE, eccetera, presso la Ragioneria Generale dello Stato c'è l'IGRUE, che è l'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea. L'IGRUE svolge il ruolo di contact point per i vari PON e POR nazionali, quindi per i PON, i POR finanziati da FESR, FSE, eccetera, i fondi strutturali, dai fondi SIE. Quindi si è creato sostanzialmente un gemello dell'IGRUE, che è il Servizio Centrale per il PNRR, che si dovrà occupare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mentre l'IGRUE si occupa delle programmazioni dei fondi strutturali. Quindi c'è un'esperienza collaudata che parte dalla prima programmazione europea,
che si snodava dall'89 al 93. All'epoca le programmazioni duravano 5 anni, poi sono state estese 6 anni e alle attuali 7 anni. Quindi, come dire, sono più di 30 anni che alla Ragioneria Generale dello Stato ci sono strutture tecniche deputate a occuparsi di queste cose. La Ragioneria Generale dello Stato gestisce e dovrà gestire anche il sistema di monitoraggio sull'attuazione del PNRR, rilevando i dati di attuazione finanziaria e l'avanzamento degli indicatori di realizzazione fisica e procedurale attraverso il sistema unitario REGIS, previsto dall'articolo 1,1043 della legge 30 dicembre 2020, numero 178, che poi è la legge di bilancio per l'anno 2021. Quindi la Ragioneria Generale dello Stato, e quindi il Servizio Centrale per il PNRR, dovrà anche occuparsi di uno snodo chiave che è il REGIS, cioè il sistema centrale unitario di monitoraggio di tutto l'avanzamento del PNRR. Quindi poi tutti i dati ai vari livelli alla fine dovranno confluire nel REGIS, o direttamente, per esempio da un comune, da una regione, direttamente caricati sul REGIS, oppure in alcuni casi, stiamo vedendo, i soggetti attuatori caricheranno i dati sul sito del Ministero competente, quindi il Ministero dell'Istruzione, per esempio l'edilizia scolastica, oppure MIUR, Ministero dell'Università e Ricerca, per tutti gli avvisi che sono usciti in questi mesi e stanno uscendo sul centro di ricerca e innovazione. Caricheranno sul sito del Ministero dell'Università e Ricerca, che poi riverserà i dati sul REGIS. Stesso discorso per Ministero Istruzione, per i 3,9 miliardi dell'edilizia scolastica, i dati vanno sul sito del Ministero che poi verranno riversati sul REGIS. Oppure in altri casi, ora man mano che dopo il 30 giugno 2022 andrà a regime il REGIS, si potranno poi via via anche caricare direttamente questi dati sul REGIS. Perché, ripeto, tutto l'andamento delle attività sul PNRR deve passare attraverso il REGIS. Il sistema unitario è finalizzato a rispondere a quanto stabilito l'articolo 29 del regolamento 241 del 2021 con riferimento alla raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. Pertanto, si tratta di uno strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR. E quindi, ripeto, è richiesto dalla normativa europea che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che prevede appunto questo meccanismo di reclutamento dei dati, di recupero di tutti i dati che afferiscono all'implementazione del piano. Il sistema unitario REGIS è utile per fornire un continuo e tempestivo presidio sull'insieme delle misure in attuazione e sul loro avanzamento finanziario, procedurale e fisico, che sono gli stessi parametri che normalmente poi si monitorano per i fondi SIA, per i fondi strutturali. Quindi avanzamento finanziario, procedurale e fisico. Inoltre, il Ministero dell'Economia e Finanze, tramite la sua Ragioneria Generale dello Stato, predispone e presenta alla Commissione europea le richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento europeo 241 del 2021. Perché poi, via via che si avanza, ogni 6 mesi l'Italia può avanzare una richiesta di pagamento e se la Commissione trova che siano stati soddisfatti i criteri, quindi milestone e target, traguardi e obiettivi, provvede poi all'erogazione, come è avvenuto adesso con la prima tranche dopo l'anticipo del 13 agosto. La prima tranche è maturata al 31 dicembre 2021 e l'Italia ha fatto richiesta di pagamento della prima tranche, della prima rata a valere sul PNRR.
Il Ministero dell'Economia provvede anche alla verifica della coerenza dei dati caricati nel sistema di monitoraggio con i traguardi, milestone, e con gli obiettivi target rendicontati dalle singole amministrazioni responsabili di interventi e quindi poi delle misure. Abbiamo detto che le amministrazioni responsabili sono ministeri e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi sono le amministrazioni centrali titolari delle risorse. Ripeto, trattasi di dipartimenti della Presidenza del Consiglio e di ministeri. Il MEF effettua la valutazione dei risultati e dell'impatto del Piano Nazionale. Inoltre, il MEF fornisce periodica rendicontazione degli esiti delle suddette verifiche alla cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche sulla base degli indirizzi ricevuti dalla stessa cabina di regia. Allora, abbiamo detto già prima, sei missioni compongono il piano, 16 componenti, 63 riforme, 134 investimenti che dovranno avanzare attraverso il monitoraggio di 527 tra traguardi obiettivi, traguardi intermedi, obiettivi finali, per spendere le risorse europee principali del RRF, Recovery and Resilience Facility, che come ormai sappiamo sono 191,5 miliardi di euro per l'Italia. In questa slide andiamo a vedere la ripartizione di traguardi e obiettivi per singola missione, quindi rispetto alle sei missioni. Allora, la prima missione, digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, vede l'allocazione di 88 milestone e di 132 target. La seconda missione, rivoluzione verde, transizione ecologica, vede la presenza di 56 traguardi e 85 obiettivi. La missione 3, infrastrutture per una mobilità sostenibile, ha al suo interno 17 milestone e 15 target. La missione 4 vede la presenza di 20 target, scusate, di 20 milestone e di 32 target. La missione 5, inclusione sociale e coesione territoriale, prevede 22 traguardi e 32 obiettivi per arrivare alla missione 6, salute, che vede l'allocazione di 10 milestone e 18 target. Quindi, come vedete, c'è un importante, come dire, presidio di tutte le attività che andranno monitorate attraverso l'avanzamento di questi traguardi e obiettivi. Qui vediamo milestone e target ripartite su base annuale. Chiaramente si parte da un primo anno, il 2021, dove sono minimi. I target finali sono solo due a fronte di 49 traguardi. Vedete che poi man mano che ci spostiamo, come dire, negli ultimi anni aumentano i target finali. Nel 2022 abbiamo ancora 83 traguardi e 17 obiettivi finali. Nel 2023 abbiamo 43 milestone e 53 target. Nel 2024 21 traguardi e 68 obiettivi. Vedete come aumentano soprattutto negli ultimi 3 anni. Nel 2025 abbiamo solo 10 milestone e 60 target. E infine vedete l'ultimo anno, il 2026, abbiamo solo 7 traguardi e ben 114 obiettivi finali da raggiungere. Questo è chiaro perché poi la macchina
amministrativa, delle procedure, delle gare, è chiaro che parte nei primi anni e poi si spera concludere negli ultimi anni di implementazione del piano. Questa è una tabella che ci riepiloga le 10 rate Quindi tolto un anticipo che poi viene scontato via via su ogni rata man mano che si va avanti, questo è l'importo delle 10 rate. Vedete la prima rata nella colonna di sinistra in alto, la scadenza 31 dicembre 2021, 51 obiettivi di cui diciamo in totale di cui 49 milestone e 2 target, l'Italia li ha raggiunti e quindi ha ottenuto questa tranche. Adesso la prossima che incombe è la seconda rata al 30 giugno 2022, che vede 44 milestone e un target per ottenere altri 24,1 miliardi e così via. Poi vedete la ripartizione fra prestiti e sovvenzioni. Quindi se andate in basso nei totali, vedete nella colonna importo il famoso 191,5 che sono le risorse europee principali dell'RRF e le vedete poi nelle colonne prestiti 122,6 e sovvenzioni 68,1. Ripeto, questi importi semestrali sono poi via via diminuiti a scalare dell'acconto dell'anticipo che l'Italia ha ricevuto il 13 agosto 2021. Presso il Ministero dell'Economia, in linea con gli orientamenti della Commissione europea, viene istituito un apposito organismo di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che deve essere un organismo indipendente e responsabile del sistema di controllo interno del piano per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione Europea e più specificamente per prevenire, identificare, segnalare e correggere casi di frode, corruzione o conflitto di interessi. A tal fine è previsto il reclutamento di un certo numero di unità di personale su base specialistica nelle materie economiche, giuridiche, statistico-matematiche ed ingegneria gestionale per il MEF, nonché per i ministeri responsabili di missione e o componente del piano. Chi di voi ha una certa dimestichezza con i fondi strutturali ordinari sa che esiste l'autorità di audit. Ogni POR, ogni programma operativo regionale ha un'autorità, quindi un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit, che ha proprio questo compito, diciamo, funzionalmente autonomo e indipendente di controllare ciò che fa l'autorità di gestione. Lo stesso vale per i PON, per i programmi operativi nazionali, dove oltre all'autorità di gestione c'è un'autorità di audit. Ecco, questo meccanismo viene replicato per il PNRR creando questo organismo di audit, l'ha chiamato organismo di audit per non chiamarlo autorità di audit, proprio per distinguere anche a livello nominale, terminologico, ma la funzione è la stessa, cioè la funzione è quella di verificare, controllare l'avanzamento delle attività e che queste siano in linea con gli interessi economici dell'Unione, quindi che non ci siano casi di frode, corruzione, conflitto di interesse. A tal fine è previsto il reclutamento di un certo numero di unità di personale su base specialistica nella materia economica, giuridica, statistico-matematica e di ingegneria gestionale che potranno essere reclutati dal MEF, dal Ministero, nonché anche dagli altri ministeri responsabili di missione e o di componente del Piano Nazionale. Ogni amministrazione centrale, titolare di interventi, individua oppure costituisce ex novo una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il servizio centrale per il PNRR presso
Il Ministero dell'Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, denominato unità di missione PNRR. Quindi ogni ministero titolare di risorse sul PNRR, che quindi dovrà poi attivarsi, deve creare, ha già creato una struttura di coordinamento che si chiama unità di missione PNRR, che a sua volta svolge il ruolo di punto di contatto con il MEF, cioè con il Ministero dell'Economia e Finanze, e soprattutto con il Servizio Centrale per il PNRR. Quindi dialogano, il punto di contatto nazionale che dialoga con Bruxelles, con la Commissione Europea, il Servizio Centrale per il PNRR, dialoga con le unità di missione che sono attivate presso ciascun ministero. Nell'ambito di un protocollo d'intesa tra il governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel piano prevede periodici tavoli di settore territoriali continui e finalizzati sui progetti di investimento. Pertanto, presso ciascuna amministrazione centrale responsabile di una missione o di una componente del piano, verrà individuata una struttura di coordinamento con la funzione di monitorare e verificare l'attuazione degli interventi che fanno parte della missione o della componente. Tale struttura deve provvedere a rendicontare le spese e a verificare l'avanzamento verso gli obiettivi intermedi e finali da comunicare al Ministero dell'Economia. Le amministrazioni centrali svolgono una supervisione generale sull'effettiva attuazione dell'investimento e o della riforma di riferimento, rendicontando le relative spese al raggiungimento delle milestone e dei target previsti. Un ruolo chiave lo svolgerà nell'implementazione del PNRR, lo svolgeranno le stazioni appaltanti, quindi le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici, gli enti locali, sulla base delle competenze istituzionali e della titolarità degli interventi definita nel piano, provvederanno all'implementazione operativa dei progetti per rendere più efficienti le stazioni appaltanti e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli interventi ad esso collegati. La Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro, servizi e supporto tecnico, oltre a realizzare un programma di informazione, formazione e tutoraggio. Quindi Consip, che come sapete è un in-house del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è nata con la missione specializzata nel settore degli appalti pubblici e soprattutto della digitalizzazione degli appalti pubblici, anche perché tutte queste procedure d'appalto sul PNRR saranno tutte digitalizzate. Quindi vi invito ad andare sul sito web, sul portale Consip, dove trovate già del materiale predisposto per i soggetti che poi dovranno fare le gare sulle risorse del PNRR, che hanno delle loro caratteristiche specifiche, che vedremo nel quarto webinar che faremo insieme, dove ci occuperemo proprio di queste norme ad hoc che il PNRR prevede nelle procedure di gara di appalto. Per cui tenete sempre davanti come riferimento Consip proprio per questi contratti finalizzati al PNRR, accordi quadro, servizi di supporto tecnico alle stazioni appaltanti. Per assicurare l'efficace attuazione del PNRR, le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali possono beneficiare di azioni di rafforzamento della capacità amministrativa attraverso due modalità principali. Allora, lettera A, assunzione di personale esperto a tempo determinato, specificamente destinato alle strutture preposte all'attuazione delle iniziative del PNRR, dalla progettazione alla concreta realizzazione.
Lettera B, sostegno da parte di esperti esterni appositamente selezionati al fine di assicurare la corretta ed efficace realizzazione dei progetti e raggiungimento dei risultati prefissati. Quindi diciamo subito che da un lato si sono snellite tutte le procedure concorsuali, dall'altro si sono previste una serie di modalità di reclutamento di esperti esterni, sia di personale a tempo determinato, sia di esperti, e in particolare è stato attivato il portale inpa.gov proprio per la selezione degli esperti. La selezione del personale a tempo determinato è facilitata attraverso l'attuazione dell'investimento 2.1, accesso della missione 1 del PNRR, che consente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della Funzione Pubblica, di reclutare profili tecnici e o ad alta specializzazione con contratti temporanei per dare impulso all'implementazione dei progetti del PNRR. Da agosto 2021 è operativo il portale INPA, che è pensato sul modello LinkedIn, per favorire l'individuazione degli esperti competenti nelle materie necessarie a lavorare sui progetti del piano da parte delle diverse amministrazioni pubbliche. Quindi ci si è rifatti come modello alla rete professionale LinkedIn e tutti coloro che vogliono collaborare con la PA possono iscriversi su questo portale INPA, che per esempio è già servito per selezionare i 1.000 esperti sul PNRR, i cosiddetti super esperti del PNRR, che sono stati selezionati proprio attraverso il portale INPA. Questo sempre per velocizzare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e gli esperti, ma oltre ai 1.000 già reclutati, se ne possono, in base ai budget che sono disponibili, reclutare altri attraverso questo portale inpa.gov. Inoltre, sono state attivate tutta una serie di task force tecnico-operative, sempre per il supporto alle amministrazioni pubbliche. La semplificazione delle norme sul reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e la velocizzazione delle relative procedure rappresenta una delle modalità attraverso cui si provvederà ad assicurare il miglioramento della capacità amministrativa e tecnica delle strutture responsabili dell'attuazione degli interventi. Inoltre, le amministrazioni possono ricorrere al supporto tecnico-operativo di task force attivate attraverso società pubbliche che istituzionalmente affiancano le pubbliche amministrazioni nelle attività di definizione ed attuazione delle politiche di investimento pubblico per lo sviluppo. E quindi anche qui, se andate sui siti dei singoli ministeri, trovate anche informazioni sulle varie task force. Per esempio, c'è una task force edilizia scolastica che è stata attivata dal Ministero dell'Istruzione proprio per supportare gli enti locali nelle progettazioni delle scuole e così via. Quindi sono previsti tutta una serie, per esempio, Cassa Depositi e Prestiti gestisce una serie di misure attraverso la sua piattaforma e può anche dare un supporto per la progettazione delle opere pubbliche. Quindi un altro ruolo chiave, Cassa Depositi e Prestiti. Poi ci sono altre società, per esempio Sogei e Studiare Sviluppo, che hanno pure loro una convenzione con il MEF per supportare le attività del PNRR. Quindi, sia sul sito del MEF, del Ministero dell'Economia e Finanza, sia sui siti web dei singoli ministeri competenti, trovate poi notizie e informazioni su queste task force tecnico-operative che lavorano gratis, quindi no, sono già finanziate con le risorse PNRR e affiancano le pubbliche amministrazioni, in particolare gli enti locali, gratuitamente. Veniamo adesso ad esaminare nell'ambito del PNRR qual è il ruolo svolto dalle amministrazioni centrali.
Le amministrazioni centrali svolgono un ruolo importante nella gestione di interventi previsti nel PNRR. Il ruolo svolto può essere di due tipi. Possono essere soggetti attuatori, quindi sia titolari delle risorse che attuatori di interventi, oppure possono svolgere un ruolo di intermediari dell'attuazione. Gli uffici, quindi andiamo a vedere a C, le amministrazioni centrali, quali soggetti attuatori degli interventi. Gli uffici delle amministrazioni centrali sono soggetti attuatori degli interventi nel caso in cui provvedono direttamente, anche per il tramite di affidamenti a società pubbliche oppure a società in-house del Ministero, alla realizzazione dei progetti del PNRR. Sono i cosiddetti interventi a titolarità. In questo caso il Ministero, che ha l'allocazione presso di lui delle risorse, provvede anche ad attuare, no, l'utilizzo di queste risorse. Di norma ciò avviene per i progetti già individuati nel PNRR, come ad esempio le misure nel settore della giustizia, oppure quelle per il rafforzamento della pubblica amministrazione. Quindi in questo caso sarà Ministero PA per il rafforzamento della pubblica amministrazione, sarà il Ministero della Giustizia per il settore, appunto, delle misure nel settore della giustizia. Gli uffici delle amministrazioni centrali, in qualità di soggetti attuatori, interventi in cui loro mantengono la titolarità delle risorse, ma individuano dei soggetti attuatori, in questo caso sono comunque responsabili dell'avvio, dell'attuazione e dell'avanzamento di singoli progetti. Inoltre, sono responsabili della regolarità delle procedure, delle spese rendicontate, nonché del monitoraggio sul conseguimento degli indicatori associati ai propri progetti e o al conseguimento di traguardi ed obiettivi. Gli uffici, quindi parliamo sempre di amministrazioni centrali, in questo caso intermediari dell'attuazione. Gli uffici delle amministrazioni centrali sono invece intermediari dell'attuazione, i cosiddetti interventi a regia, come li chiamiamo nei fondi SIE, nel caso in cui l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR sia di competenza di organismi terzi, di norma, in questo caso regioni o enti locali, che vengono individuati attraverso le procedure specifiche previste per il settore di riferimento dalla misura di cui si tratta. E questo è il caso tipico degli interventi nel settore della sanità, ma è anche il caso tipico degli enti locali, cioè delle risorse a favore degli enti locali, dove il Ministero è titolare delle risorse, ma individua il soggetto attuatore nell'ente locale attraverso delle gare o anche in altri modi che ora vedremo. Per cui gli uffici centrali, sempre nella loro qualità di intermediari dell'attuazione, gli uffici delle amministrazioni centrali in qualità di intermediari degli interventi, siamo sempre negli interventi a regia, svolgono le seguenti principali funzioni. 1. Attivano le procedure per l'attuazione delle misure. 2. Impartiscono istruzioni ai titolari dei progetti. 3. Monitorano l'attuazione dei singoli progetti. 4. Emanano istruzioni per prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità. 5. Effettuano le verifiche di legalità ed amministrativo-contabili. 6. Rendicontano periodicamente le spese sostenute e dichiarate dai beneficiari finali, nonché il conseguimento di traguardi ed obiettivi. 7. Avviano le procedure di recupero e restituzione delle somme indebitamente utilizzate. Quindi queste competenze rimangono comunque in capo al Ministero, all'amministrazione centrale. Come avviene la ripartizione delle risorse del PNRR? Allora, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto ministeriale del 6 agosto 2021, che poi è stato pubblicato un mese e mezzo dopo in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24 settembre 2021, ha provveduto all'attribuzione delle risorse alle amministrazioni centrali che hanno un ruolo nell'attuazione del PNRR. Tale assegnazione costituisce la base giuridica mediante la quale le amministrazioni possono attivare le procedure per la realizzazione di interventi di
competenza, compresa l'individuazione dei soggetti attuatori e l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti verso i terzi. Allora, vediamo come sono state ripartite queste risorse. Allora, partiamo dal ministero più dotato, che è quello delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, una dotazione di 39 miliardi e 7, di cui 15 miliardi per progetti già in essere, quelli di cui vi parlavo prima, cioè quelli da completare, e 18 miliardi e mezzo di nuovi progetti. Lasciate stare l'ultima colonnina di cui fondo sviluppo e coesione, perché è un problema tecnico, contabile, finanziario delle risorse nazionali che cofinanziano e che poi sono restituite al fondo, ma vediamo solo le risorse europee che troviamo nella colonna in arancione. Interventi a titolarità del Ministero della Transizione Ecologica, il MITE, 34 miliardi e 6, 11 e mezzo di progetti in essere, 22,1 di nuovi progetti. Ministero della Salute, 15 miliardi e 6, di cui circa 3 miliardi di progetti in essere e 9 miliardi e 6 di nuovi progetti. Ministero dell'Istruzione, 17 miliardi e 6, di cui 5 e mezzo per progetti in essere, 9 miliardi e 7 di nuovi progetti. Arriviamo al Ministero dello Sviluppo Economico, in totale 18 miliardi punto 1, di cui 3 miliardi di progetti in essere e 15 miliardi di nuovi progetti. E siamo al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, 11 miliardi e 7, di cui 1 miliardo e 4 di progetti in essere, 9 miliardi e 2 di nuovi progetti. Ministero dell'Interno, 12 miliardi e mezzo, di cui 8,8 di progetti già in essere e 3 miliardi e 100 di nuovi progetti. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 7 miliardi e 2, 400 milioni di progetti in essere, 6 miliardi e 8 di nuovi progetti. Ministero della Cultura, qui abbiamo 4 miliardi e 2, di cui 3,2 finanziati con risorse europee e c'è poi 1 miliardo di risorse nazionali. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 3 miliardi e 6, di cui 360 milioni di progetti in essere, 3 miliardi e 3 di nuovi progetti. Ministero della Giustizia e Consiglio di Stato, 2 miliardi e 7, tutti di nuovi progetti da realizzare. Ministero del Turismo, 2 miliardi e 4, tutti per progetti di nuova realizzazione. Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, 1 miliardo e 2, tutti dedicati a nuovi progetti. Ministero dell'Economia e delle Finanze come risorse proprie del Dipartimento del Tesoro, quindi non come controllo di tutti gli altri ministeri, delle amministrazioni centrali, come risorse proprie 340 milioni, tutti per nuovi progetti. E arriviamo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. Miliardi e 8, 1 miliardo e 2 di progetti in essere, 11 miliardi e mezzo di nuovi progetti. Ministro per il Sud della coesione territoriale, 1 miliardo e 3, 220 di progetti in essere, 720 milioni di nuovi progetti. Ministro per la pubblica amministrazione, 1 miliardo e 2, tutti di nuovi progetti. Ministro per gli affari regionali, 135 milioni, tutti per nuovi progetti. Ministro per le politiche giovanili, 650 milioni, 400 per progetti in essere, 250 nuovi progetti. Ministro per le pari opportunità, 10 milioni, tutti per nuovi progetti. Dipartimento per lo sport, 700 milioni di nuovi progetti.
Protezione civile 1 miliardo e 2, 400 per progetti in essere, 800 milioni di nuovi progetti. Infine, Dipartimento Programmazione Economica, il DIPE, 1 miliardo e 4, tutti di nuovi progetti. Vedete, se vedete in fondo, vedete il 191.499, quindi trovate i famosi 191.5 miliardi di euro di risorse europee principali. Passiamo adesso a un altro punto importante, cioè qual è il ruolo all'interno dell'implementazione del PNRR delle amministrazioni locali. Le amministrazioni territoriali concorrono a realizzare il PNRR attraverso tre modalità. La prima, la titolarità di specifiche progettualità in qualità di soggetti attuatori per la loro concreta realizzazione, per esempio per realizzare gli asili nido, progetti di rigenerazione urbana, edilizia scolastica e ospedaliera, interventi per il sociale. Due, la partecipazione in qualità di destinatari finali alla realizzazione di progetti attivati a livello nazionale, ad esempio in materia di digitalizzazione. Il Ministero fa uscire gli avvisi, come attualmente sono aperti, il Ministero per la transizione digitale, e l'ente locale può, sulla piattaforma del Ministero, candidarsi. 3. La partecipazione alla definizione e messa in opera di molte riforme previste dal piano, ad esempio in materia di disabilità, servizi pubblici locali, turismo, lavorando in stretta sinergia con le amministrazioni centrali anche nell'ambito del tavolo permanente di partenariato. Quindi queste sono le modalità di coinvolgimento degli enti locali. Nel ruolo di soggetti attuatori, le regioni e gli enti locali assumono la responsabilità della gestione dei singoli progetti. Questo avviene sulla base degli specifici criteri e delle modalità stabilite nei provvedimenti di assegnazione di risorse adottati dalle amministrazioni centrali, che sono, come sappiamo, titolari degli interventi e delle risorse, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento. Le regioni e gli enti locali possono accedere alle risorse partecipando a bandi di gara e/o ad avvisi pubblici emanati dai ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti di riparto dei fondi, ove questo sia previsto dalla normativa. Le regioni e gli enti locali ricevono di solito direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le risorse occorrenti per realizzare i progetti mediante versamenti nei conti di tesoreria, salvo il caso di risorse già giacenti sui capitoli dei ministeri competenti. Sui capitoli di bilancio dei ministeri. Quindi abbiamo o le risorse arrivano direttamente dal MEF o transitano tramite il ministero competente che poi le alloca presso gli enti locali. Ricordiamoci che tutte le risorse sul PNRR devono avere una codifica contabile ad hoc, per cui tutte le risorse, ogni singolo euro di risorse sul PNRR deve essere sempre tracciato anche attraverso una codifica contabile ad hoc. Un esempio di realizzazione di progetto attivato a livello nazionale che vede il coinvolgimento delle amministrazioni territoriali è il caso del progetto di migrazione al cloud pubblico realizzato attraverso il Polo Strategico Nazionale, è il caso proprio in questi giorni. Il titolare del progetto è il Ministero della Transizione Digitale, ma possono aderire anche regioni e enti locali che decideranno di migrare i propri data center sul Polo Strategico Nazionale. In tal caso riceveranno dal Ministero un apposito finanziamento secondo le condizioni che saranno stabilite nel bando di gara. Un avviso pubblico, ripeto, è aperto in queste settimane fino al 2 settembre. La piattaforma del Ministero ci si può candidare come ente locale. Vediamo le risorse allocate per gli enti locali, quindi abbiamo 28,3 miliardi per comuni e città metropolitane, altri 10 miliardi e 8 per regioni, province e comuni, altri 10 miliardi e 8 per le regioni e poi abbiamo 15 miliardi per le ASL e le aziende ospedaliere,
più ulteriori 1 miliardo e 3 da ripartire su sempre gli enti territoriali. Quindi questo nell'ambito del totale del PNRR sono le risorse destinate agli enti territoriali. A livello di procedure finanziarie, ricordiamo che è possibile ricevere anticipazioni seguite da tranche di pagamenti intermedi basati su stato di avanzamento lavori dei progetti man mano che l'ente poi rendiconta. I pagamenti saranno effettuati direttamente in favore dei comuni. Le risorse saranno tracciate in bilancio tramite apposite codifiche, come dicevo prima. La rendicontazione periodica va presentata al Ministero titolare della misura di riferimento. Eventuali risorse indebitamente utilizzate andranno recuperate e restituite al MEF, al Ministero dell'Economia. Abbiamo quindi detto che le amministrazioni centrali sono titolari delle risorse e possono decidere se implementare loro direttamente queste azioni, oppure tramite soggetti attuatori e quindi mantenendo la regia. Vediamo molto rapidamente quali sono le procedure. Le procedure sono: lettera A, procedure di concertazione e negoziale, in cui il progetto viene individuato a seguito di un percorso di concertazione con i soggetti istituzionalmente competenti. Ad esempio, qualora sia già stato individuato il soggetto attuatore nell'ambito delle schede tecniche di dettaglio delle varie componenti del PNRR, oppure sia da individuare attraverso un percorso di condivisione con le amministrazioni competenti in materia. In questo caso, o c'è già l'assegnazione nelle schede tecniche del PNRR, o c'è una procedura di negoziato con le amministrazioni destinatarie che possono essere coinvolte. In questo caso, un'intesa raggiunta viene formalizzata attraverso un accordo, convenzione, protocollo d'intesa, secondo una delle modalità previste dalla legge. L'accordo contiene la descrizione degli obiettivi e delle modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti. Questo abiliterà l'amministrazione terza a presentare una proposta progettuale ai fini della missione a finanziamento sull'investimento in oggetto. In tale categoria rientrano gli accordi tra le pubbliche amministrazioni, ex articolo 15 della legge 241 del 90 e ex articolo 5 e 6 del decreto legislativo 50 del 2016, che come sapete sono le norme in materia di appalti. Lettera B, una procedura di selezione tramite avviso pubblico, in cui i progetti sono individuati attraverso la raccolta di proposte progettuali rispondenti ad un'apposita procedura di evidenza pubblica, e qui possiamo avere due diverse tipologie. La prima è una procedura valutativa con graduatoria, se la valutazione delle proposte progettuali avviene tramite l'attribuzione di un punteggio di merito e quindi secondo i criteri individuati dall'avviso pubblico per definire una graduatoria, e i progetti sono finanziati in ordine decrescente dal punteggio massimo via via finché le risorse sono disponibili. Oppure, due, a sportello, le proposte progettuali che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze sulla base del raggiungimento dei valori soglia e fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Abbiamo anche nel PNRR, in alcuni casi, le risorse sono assegnate sulla base di leggi di finanziamento. Allora, per esempio, la legge 394 dell'81, una vecchia legge per la penetrazione commerciale all'estero, la legge è stata rifinanziata dal PNRR e ci stiamo avviando alla chiusura. Mi permetto in chiusura di ricordarvi il mio lavoro guida al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è stato pubblicato da Pacini Editore, e quindi lascio la parola a Barbara e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie mille a te, Vito, grazie davvero. Devo dire, una prima giornata densa di contenuti che ci ha offerto uno scenario abbastanza, devo dire, solido su quello che è il PNRR e del contesto, devo dire, nazionale e internazionale in cui si va ad inserire. Ci ha offerto sicuramente le basi per poter comprendere al meglio anche le prossime elezioni. Ricordo, la prossima è per giovedì 19 maggio, in cui andremo ad affrontare insieme a te, Vito, il tema degli interventi specifici previsti nel PRRR per gli enti locali. Avviso tutti i partecipanti ai nostri incontri che per qualunque domanda da ora fino alla prossima lezione del 19 di maggio possono far riferimento alla casella di posta formazione @lineamica.gov.it. Servirà a noi per raccogliere le vostre domande e presentarle al relatore avvocato Vito Vacca per la prossima occasione. Intanto grazie davvero a te, Vito, grazie a tutti e ci vediamo alle 9:30 di giovedì 19 maggio. Grazie mille di nuovo.